Cioè, in questo periodo, almeno è capitato poi chiacchierando anche con colleghi, eccetera, eccetera, l'e-commerce ovviamente è cresciuto tantissimo e abbiamo sentito tante storie di e-commerce che non sono riusciti a gestire questa enorme crescita di ordini e hanno spesso chiesto di interrompere le campagne pubblicitarie e sono andati in difficoltà proprio quando i volumi sono aumentati. Quindi qual è, proprio alla luce pure di questi esperimenti che state facendo voi, quali sono gli aspetti che bisogna tenere in considerazione e gli errori da non commettere per non implodere quando, ecco, il volume di affari cresce e quindi, tutte le attività, ecco, che si devono fare poi hanno un costo reale che vanno ad impattare poi sul business? Bellissima domanda, e è la fase 2, no, dell'e-commerce, perché poi la fase 1 è devo crescere, quindi lancio l'e-commerce, devo crescere e paradossalmente è la parte più semplice. Spesso, magari tu non tanto che le riconosci, però magari altri che ci seguono potrebbero vedere sponsorizzate 600.000 euro in 3 mesi, 2 milioni in 2 anni. Non è complesso, perché se io tiro giù i prezzi, vendo e fatturo tantissimo, ma non ha senso perché io la società la devo creare, il mio business deve essere creato per produrre utile, per produrre margine a fine anno, che è quello che ti manda in vacanza, è quello che puoi reinvestire. E se tu non hai questo utile per poterlo reinvestire, nel management viene definita la valle morta, sono dei scaglioni da 1 milione a 3 milioni, da 3 a 5. Per sostenere la crescita, tu hai bisogno di investimenti. La crescita succhia risorse, ti succhia risorse a livello di investimenti logistici, a livello di investimenti di automazioni che parlavamo prima, di team, devi fare degli investimenti spesso anche strutturali, sia a breve che a medio e lungo termine. E se non hai una buona marginalità, se non riesci a crescere in maniera sostenibile, implodi. Come implodono tantissimi e-commerce che dopo i primi 2 o 3 anni incominciano a chiudere. Perché chiudono? Questo, guarda, ne ho visti talmente tanti, potrei scrivere un libro solo su questo. Allora, tanti motivi. Primo, controllo di gestione. Molti non lo fanno, non sanno che cos'è, non hanno il controllo dei flussi di cassa, quindi non sanno effettivamente quanti di quei soldi che hanno sulla cassa possono spendere. Perché se io ho l'e-commerce e ho tanto cash flow perché il cliente mi paga subito, magari il fornitore lo pago a 60-90 giorni, mi posso trovare, se ho un buon flusso, mi posso trovare sulla cassa anche 400-500 mila euro. Ma li puoi spendere quei soldi se non hai un controllo di gestione che ti dice quello che devi dare al fornitore e quello che ti è entrato e la differenza pagando tutte le spese operative, quello che ti rimane è tasse anche considerato tutto che devi andare a togliere, quello che ti rimane è quello che puoi reinvestire. Non lo fa quasi nessuno, molti si finanziano attraverso il cash flow, che per carità lo devi saper fare se lo fai e ti devono rientrare veloci quei soldi che investi, perché altrimenti poi quando dopo 60-90 giorni vai a pagare i fornitori, piano piano non avrai più i soldi e incomincia a implodere. Quindi principalmente è questo, mancanza di controllo di gestione, mancanza di competenza di gestione delle marginalità, del listino prezzi, cioè molti che fanno applicano un margine commerciale, quindi non un ricarico, proprio un margine che è diverso da ricarico, quindi che cosa? Una marginalità flat, tipo faccio un margine del 30% su tutto il catalogo, è sbagliatissimo perché si lavora sempre col margine mix o per categoria o per sottocategoria o addirittura per prodotto. E nella gestione del listino va presa una piccola parte di prodotti usata come prodotti civetta, prodotti vetrina, vanno promossi e fatta percepire eventualmente la convenienza del tuo portale, della tua offerta. Poi con tutti gli altri a prezzi più alti vai a lavorare anche sui cross-selling. Se tiri giù il prezzo su tutti e li metti tutti su trovaprezzi, prima o poi implodi, ok? Almeno che non sei ovviamente produttore e quindi hai marginalità più elevate. Puoi aiutarti con i prezzi dinamici, per esempio, per anche andare a gestire bene queste oscillazioni di prezzo. Poi investimenti logistici, quindi quando cresci, se non riesci a scalare bene con la logistica, ti inchiodi, tant'è che in questo periodo del Covid tanti e-commerce hanno ricevuto più ordini di quelli che potevano evadere.
anche e-commerce che gestivano picchi grossi a novembre. Quindi la logistica è stata un vero e proprio collo di bottiglia per molti, perché se ne parla poco, pochi ci investono e non si ragiona mai in termini di flessibilità di gestione della logistica, e quindi si rimane sempre inchiodati e non si ha già in preventivo la possibilità di magari utilizzare o una logistica esterna o di magazzinieri delle cooperative che ti vengono a lavorare one shot. Quindi è facile anche potersi organizzare, ma va preventivata, e questa parte va anche studiata. Poi le automazioni, un altro aspetto per il quale implodono, perché non hanno automatizzato gli e-commerce, quindi incominciano ad assumere persone. Una persona ti costa anche 30-40 mila euro l'anno se è skillata, e se non hai automatizzato tutti i processi, dovrai prendere persone e ti bruci tutto quello che è il cash flow che ti serve fondamentalmente per crescere, ecco. Poi questo te ne dovrei dire altri, però dopo sforiamo. No, sono già degli spunti super, super interessanti, ecco. Ti ripeto, è una chiacchierata, però è giusto che tirare fuori questi argomenti, perché non se ne parla. Quindi credo che probabilmente tu in Italia sei uno dei pochi che fa divulgazione su questi temi, fondamentalmente. E non parliamo di commerce, io credo che tu stia parlando di gestione aziendale, ecco, fondamentalmente. Quindi applicate l'e-commerce. Esatto. Quando vuoi fare controllo di gestione nell'e-commerce, hai una lettura delle metriche, delle KPI. E oggi lo chiamano growth hacking, si fa da 20 anni, poi fa figo chiamarlo all'americana, però quando poi ti metti davanti, ti racconto questo aneddoto o esperienza, uno dei tanti. A novembre, no, circa ottobre scorso, un imprenditore mi ha chiamato perché fatturava più di 12 milioni di euro con un utile ante imposte di circa 77 mila euro. Quindi tu immagina che muovi con la merce, lui a magazzino, muovi 12 milioni di euro di fatturato, significa averne 12 milioni praticamente a terra che hai venduto, e pagato tutto ti rimangono 77 mila euro. Il gioco non vale la candela, o comunque il rischio aziendale è superiore a quello che è il ritorno del tuo di quello che stai facendo quotidianamente. Che cosa abbiamo fatto? Io ho fatto tirare giù tutta una serie di dati, perché non aveva la business intelligence, altra cosa fondamentale quando inizi a crescere, perché non ti basta più Google Analytics, ma ti servono gli strumenti di controllo integrati, che integrano più canali. E ho fatto prendere tutte le marginalità, non solo le marginalità, ovviamente, fatturati, tutti i vari ritorni, non solo per categoria, ma anche per brand, il ritorno degli investimenti pubblicitari sui vari brand, fornitori, e categorie del sito, eccetera. Abbiamo visto che lui stava spendendo circa, non ti dico la cifra, però tantissimo, su dei prodotti dove andava in marginalità in rimessa. Quindi lui si stava bruciando tutta la buona marginalità vendendo una parte del catalogo che non gli conveniva vendere. Poi quest'anno l'ha segata, l'ha tolta, e adesso è inutile. Quindi a volte è semplice, a volte è più complesso, ti serve il dato è il nuovo petrolio, perché vale come il petrolio, ti serve il dato e va preso, va analizzato, chiaro, questo è fondamentale. Poi l'e-commerce, ci sono tante cose che devi sapere, ma nella fase 2, quando già hai settato bene il marketing, quando tutti quelli che sono i processi di gestione del marketing, stakeholders e quant'altro, l'hai messo in bolla, diciamo così, o hai trovato una quadra, dopo diventa necessario iniziare a lavorare di management, in realtà sin dall'inizio, ma quando incominci a vendere e a fare volumi, ti diventa ancora più di fondamentale importanza, perché il rischio è implodere, perché l'e-commerce ti permette di avere tanto cash flow in cassa e lo devi saper gestire adeguatamente.